Ben ritrovati a questa terza e conclusiva parte dello speciale Guru Purnima 2023. Inizialmente questa parte era pensata e preparata come live, una diretta che proprio il giorno del Guru Purnima andava a concludere con gli omaggi al nostro Guru la proposta di percorso riflessivo iniziata con le due parti precedenti. Ostacolare la spiritualità ha il suo perché, è il guru il condottiero che ci guida oltre il karma e il dharma. Il fatto, invece, le ha dato un'altra rotta, un altro destino, un'altra tempistica. Il fatto ha convalidato il detto «l'uomo propone, Dio dispone». Che ci crediate o meno, con il senno di poi, è stato meglio così. In questa puntata parleremo di un particolare discorso divino tenuto da Bhagavan. Per comprenderlo al meglio dobbiamo immedesimarci nella sequenza dei fatti storici che riportiamo. Dobbiamo andare indietro nel tempo di 60 anni, nel 1963, più precisamente al 6 luglio. È un sabato, è il giorno del Guru Purnima e all'ashram di Satya Sai Baba ci sono migliaia di devoti che attendono il suo darshan. Darshan che purtroppo, come vedremo fra poco, sempre più persone dubitano che ci sarà. In questo momento, questa incarnazione di Bhagavan ha 37 anni. Sono passati circa 23 anni dalla sua storica dichiarazione di avatarità, da quel 20 ottobre del 1940, quando quel ragazzino quasi 14enne dichiarò di essere la reincarnazione di Sai Baba di Shirdi e di avere una missione da compiere per il bene di tutta l'umanità. Parole queste forse troppo grandi anche in bocca ad un adulto di quel piccolo e sperduto villaggio dell'India meridionale, che è Puttaparthi. Si tenga presente che internet non era ancora immaginabile. Il servizio televisivo, sebbene trentenne, non era ancora diffuso nemmeno in tutta Europa. E la radio non era presente ovunque. All'epoca che narriamo, molti villaggi indiani non avevano nemmeno l'elettricità. Non è difficile immaginare lo shock di quelle persone nell'udire tali dichiarazioni. Chi mai sarà questo Sai Baba di Shirdi? Chi l'ha mai sentito? Si chiedevano al villaggio. Genitori, parenti e amici dovettero superare abbondantemente tutta la loro incredulità per iniziare a verificare le affermazioni del ragazzino. Del resto, anche se in India il concetto di reincarnazione gioca in casa, il sospetto che il bambino fosse posseduto da qualche demone restava l'ipotesi più probabile, la più plausibile, quella, tutto sommato, più facile da accettare. Si sa, ad un occhio non attento e non esperto, il diavolo può sembrare che operi proprio come Dio, come Brahma. Nella terra in cui si crede fermamente che tutto è Brahma, quando Brahma bussa alla porta, si è convinti che a bussare sia chiunque tranne lui. Una curiosa contraddizione, non vi pare? Ha molto da insegnare anche noi occidentali, poiché a quelle stesse considerazioni, a quelle stesse accettabili conclusioni, giunsero eminenti prelati nostrani quando la fama di Swami iniziò a propagarsi in Occidente. Però la contraddizione più eclatante è un'altra. La nascita o l'avvento di Sai Baba era stato preannunciato da oltre 6.000 anni. È riportata in numerosi testi sacri di vari credi. In altre parole, Satya Sai Baba non ci è arrivato fra capo e collo, inaspettato. Sapevamo di lui da almeno 6.000 anni, o se preferite, da almeno 1.500 generazioni.
dovrebbe farci riflettere il fatto che lo studioso di scienze spirituali, colui che apprende dai testi sacri, fatichi a riconoscere l'oggetto dei suoi studi, mentre l'analfabeta, la persona semplice, poco o per nulla istruita in questo ambito, dopo un primo impatto lo riconosce e a lui si arrende. Accadde con Socrate, con Gesù, con San Francesco e con tanti altri santi e profeti. I loro primi oppositori furono sempre gli amministratori del credo, gli istruiti. Solo anni, decenni o secoli dopo, questi amministratori li canonizzarono, li accettarono, oppure gestirono il loro lascito. Satya Sai Baba lo annunciarono i testi sacri indù, i quali ne dettagliarono il luogo di nascita, l'albero genealogico, l'età in cui avrebbe lasciato il corpo e tutte le tappe della sua missione. Ne parlò San Giovanni Evangelista, conosciuto anche come Giovanni il Teologo, che, insieme al fratello Giacomo, è uno dei 12 apostoli di Gesù. San Giovanni Evangelista è anche famoso per essere l'autore dell'Apocalisse, presente nel Nuovo Testamento della Bibbia. Nell'Apocalisse il riferimento a Bhagavan è chiarissimo. Poi vidi il cielo aprirsi, ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il Fedele ed il Verace, ed egli giudicava e guerreggiava con la giustizia. Era vestito di una veste color del sangue ed il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che lo seguivano sopra cavalli bianchi erano vestiti di lino bianco e puro. Egli afferrò il dragone del male e lo legò per 1000 anni, dopodiché avrà da essere sciolto per un po' di tempo. In merito al si chiamava Fedele ed il Verace, va ricordato che Satya Narayana Raju è il nome con il quale venne registrato l'anagrafe Sai Baba. Raju è il cognome di famiglia, Satya Narayana il nome. Satya significa verità o verace e Narayana colui che rimane fedele nel cuore degli uomini. Il cavallo bianco è il simbolo di una mente purificata e sotto controllo. Restando in ambito cristiano, si riferisce a Satya Sai Baba Papa Roncalli, meglio noto come Giovanni XXIII o il Papa Buono. Nelle sue profezie si riferisce a Baba come il Santo Scalzo. Se qualcuno nutre dubbi su questo o cerca interpretazioni alternative, si chieda perché un Papa, la massima autorità cristiana, nelle sue profezie scrive: «Nella terra di Brahma una voce disarmata è la coscienza del mondo che non morirà mai. Da lui verrà al mondo un nuovo ordine di cose». Le profezie di Papa Roncalli si allineano con quelle di Nostradamus e di San Malachia. San Malachia è famoso soprattutto per le sue profezie in cui preconizzava l'elezione dei successivi 112 papi, identificandoli ognuno di essi con un motto in latino. Queste profezie scritte nel 1139 restarono dimenticate nella biblioteca dell'abbazia di Chiaravalle. Furono ritrovate da un monaco benedettino 4 secoli e mezzo più tardi, nel 1590. La sequenza dei papi sino ad allora nominati risultò esatta. Per questo motivo fu data la stampa e tutti ne vennero a conoscenza. Al presente la domanda che sorge spontanea è: cosa accadrà dopo il 112° Papa? In accordo con le profezie di Nostradamus e Papa Roncalli, Roma resterà senza Papa. Il Papa successivo andrà nella terra di Brahma, presso colui che predica anche per il capo dei cristiani. Attualmente, a detta di alcuni esperti di diritto canonico, Roma è senza Papa. Papa Ratzinger non si ritirò effettivamente dal suo incarico. Mediante una postilla, un cavillo legale, il 335 del Codice di diritto canonico invocò lo stato giuridico di sede totalmente impedita.
Quindi si fece da parte, lasciando gestire il tutto ad un suo rappresentante che sarebbe stato eletto dal conclave. Ne consegue che quello che tutti conosciamo come Papa Francesco, a dire il vero, è solamente un Papa emerito. Venuto a mancare il Papa titolare, Ratzinger, decade in automatico il Papa emerito. Tremila anni prima dell'era cristiana, sempre Satya Sai Baba venne annunciato anche del libro dello Shuka, libro scritto in sanscrito antico dal saggio Maharishi Shukadev, contemporaneo di Krishna. Maometto, nei primi anni del 600, è forse quello che fornisce di Baba una descrizione fotografica, nel senso che è molto particolareggiata. Merita di essere ascoltata davanti ad una immagine di Baba. La descrizione è anticipata da un ammonimento rivolto ai musulmani. Voi, musulmani, non potrete riconoscerlo perché quando il maestro verrà, voi sarete così spinosi che non avrete la possibilità di trovarlo. I cristiani e i popoli di altre religioni avranno invece questa possibilità. Lo troveranno e lo adoreranno, ma i musulmani non potranno farlo. Vi fornirò comunque i segni che consentiranno di riconoscerlo e di distinguerlo dai falsi profeti che in quell'epoca discenderanno numerosi. La sua chioma sarà come una corona, la fronte sarà larga, la radice del naso ampia, i denti centrali saranno separati. Il suo viso sarà sempre ben rasato, il maestro del mondo non porterà mai la barba. Avrà un neo sulla guancia e indosserà due abiti color della fiamma. Il suo corpo sarà minuto, ma lo stomaco ampio nell'età matura. Le gambe saranno come quelle di un adolescente. Egli porterà con sé la sapienza e la conoscenza di tutte le religioni del mondo. Tutte le scienze e le culture del mondo alloggeranno nella sua mente fin dalla nascita. Qualunque cosa chiederete, egli ve la donerà. Tutti i tesori del mondo saranno sotto i suoi piedi. A tutti farà piccoli doni e materializzerà oggetti anche dalla bocca. Benedirà i devoti toccandoli con la mano. Coloro che lo vedranno saranno felici e le stesse anime disincarnate godranno della sua visione. I devoti allungheranno il collo per vederlo. Il maestro vivrà fino a 95-96 anni. Negli ultimi 20 anni della sua vita egli verrà riconosciuto come il re dei re, anche se per quel periodo soltanto 2/3 dell'umanità crederà in lui. I musulmani lo riconosceranno soltanto 9 anni prima che egli lasci il suo corpo. Voi avreste potuto stringergli la mano, ma avrete perduto questa grande occasione. Il maestro vivrà in collina e i suoi devoti si riuniranno sotto il grande albero. A quei tempi voi spenderete molto denaro per abbellire le vostre moschee, ma nessuno di voi andrà là a pregare. Pubblicherete bellissimi libri del Corano, ma nessuno di voi comprenderà ciò che vi sta scritto. I veri insegnamenti di Mosè sono nascosti in una grotta nell'Antiochia, ma il re del mondo, l'incarnazione di Dio, sarà l'unico che fornirà all'umanità un insegnamento di verità. Per coloro che desiderano approfondire la tematica sulle profezie che preannunciano Sai Baba, suggerisco di prendere in considerazione il libro L'uomo venuto dal cielo di Giancarlo Rosati. È molto ricco di approfondimenti, particolari e dettagli che qui, per motivi di tempistiche, sono stati tralasciati. Ma ritorniamo a quel sabato pomeriggio del 6 luglio di 60 anni fa. È il giorno del Guru Purnima. Migliaia di devoti attendono con ansia Swami. Sono in apprensione, increduli e curiosi. Sono 7 giorni che Baba non appare in pubblico. Le voci che circolano non sono rassicuranti. Il sentito dire e le indiscrezioni dei soliti ben informati sono molte, per la maggior parte disfattiste. Ognuno, per essere rilevante nell'informare gli altri, ci mette del proprio. Il silenzio di Baba non viene emulato.
Nei 7 giorni precedenti Swami non ha dato alcun darshan e nemmeno questa mattina. Oggi si preannuncia essere l'8° giorno consecutivo che Baba non incontra i suoi devoti. Allora, sospettano in molti, quelle voci devono essere vere per forza. Baba sta male, molto male. Forse è tutto finito, mormora qualcuno. Baba si trova nei suoi alloggi al primo piano. È a letto. Insiste per essere trasportato giù nella stanza privata al piano terra. Vuole donare il suo darshan alle migliaia di devoti giunti per l'occasione. Sa che sono in apprensione. La resistenza che trova è quella dettata dalle premure, dalle attenzioni e preoccupazioni di coloro che in quel momento lo stanno amorevolmente assistendo. Dalla mattina di sabato 29 giugno è a letto. Ha una emiparesi al lato sinistro del corpo. In aggiunta, nei giorni successivi, ebbe anche 4 infarti. Bhagavan aveva spiegato alle persone che gli erano vicine che questa non è una sua malattia, che se l'è addossata per salvare la vita di un devoto che non sarebbe riuscito a superarla. Si può discutere con il divino? Entro certi limiti sì, se mossi da buoni propositi, ma poi o si ha fede o non la si ha. Fu trasportato giù, accomodato correttamente nella sedia d'argento nella sala di preghiera e dato che Dio è il rifugio per coloro che non hanno rifugio, qualcosa di straordinario stava per avvenire. Per rassicurare gli astanti in merito alle incontestabili non buone condizioni di Baba, fu annunciato il seguente messaggio. Questa non è una malattia di Swami, è una malattia che Swami si è addossato per salvare qualcun altro. Swami non ha alcuna malattia, né si ammalerà mai. Dovete essere tutti felici. Solo questo renderà felice Swami. Se vi addolorate, Swami non sarà felice. La vostra gioia è il cibo di Swami. Subito dopo Baba fece segno a Kasturi di parlare e terminato il suo breve intervento volle che il microfono fosse posto davanti a lui. Avrebbe tenuto un discorso. Disse qualcosa e quel qualcosa lo ripeté più volte. La lingua era interdetta e il volto si contraeva. La sua voce risultava incomprensibile. Nessuno riusciva a comprendere i suoni che emetteva. Sapremo in seguito che chiese: «Mi sentite? Mi sentite? Mi sentite?» Sapeva benissimo che nessuno era in grado di comprenderlo. Forse era un modo per mettere in evidenza il messaggio diffuso poco prima. Questa non è una malattia di Swami. Ovvero, Swami sta bene. Non lasciatevi impressionare dalle apparenze. Forse desiderava far prendere coscienza ai presenti di come le loro reazioni emotive influenzino la mente impedendone il controllo, di trarre il massimo beneficio dall'esperienza che da lì a poco sarebbero stati diretti testimoni. In questo momento Baba reca in sé i segni sia di una trombosi cerebrale che ne impedisce l'uso del lato sinistro del corpo, sia di 4 infarti. Inoltre presenta una leggera paralisi alla mano destra. Questo è il motivo per cui restò a letto 8 giorni. In questi 8 giorni mai perse lucidità o si lamentò. In piena coerenza con il suo insegnamento, mai si identificò con il corpo. Davanti ai presenti attoniti, si fece portare dell'acqua e con la mano destra tremante ne spruzzò un po' sia nella mano sinistra che nella gamba sinistra.
Quindi, con la mano destra si massaggiò quella sinistra e immediatamente fu in grado di utilizzarle entrambe per ammassaggiarsi la gamba sinistra. In tre passaggi si guarì. Iniziò a parlare con la stessa melodiosa voce. Ora, che era completamente guarito, spiegò che questa terribile malattia era destinato ad un altro indifeso devoto, il quale non sarebbe sopravvissuto. Affermò che è conforme al suo Dharma proteggere i devoti. Anche nella precedente incarnazione, quella di Sai Baba di Shirdi rispondeva a tale responsabilità. Questo però è solo il preambolo di una più dettagliata e articolata spiegazione che si appresta a dare. È ricca di particolari che oggi, 60 anni dopo questo particolare discorso divino, ci possono tornare utili per le individuali considerazioni finalizzate ad una migliore comprensione in merito alla sua missione. Soprattutto per chi stenta a notare che la sua missione sia in accelerazione. Ma andiamo per ordine. Restiamo là, davanti a lui, in quella fausta giornata del Guru Purnima 1963. Bhagavan continua affermando che c'è un'altra ragione in merito al perché si dovesse rispettare il periodo di 8 giorni. Probabilmente più di qualcuno si sarà domandato perché il miracolo dell'autoguarigione istantanea non potesse praticarlo subito. Per quale ragione attendere proprio 8 giorni? Riporto le sue esatte parole. Ebbene, vi dirò questo perché. Questo significa che devo parlarvi di me stesso, di qualcosa che non ho rivelato sinora. Qualcosa che ho tenuto dentro di me in questi 37 anni. È arrivato il momento di annunciarlo. Questo è un giorno sacro e ve lo rivelerò. Prima di procedere, si invita a prendere nota che sia il 6 luglio 1963 che la data di nascita di Baba, il 23 novembre 1926, sono date espresse secondo il calendario gregoriano, ovvero calendario solare. Quando Baba dichiara la sua età, la esprime in anni solari. Infatti afferma di avere 37 anni, non 38, l'equivalente in anni lunari. Teniamolo presente, questo aspetto. La causa di questi 8 giorni, spiega Swami, risiede nel lontano Treta Yuga. Il Treta Yuga, o età dell'argento, è la seconda delle 4 ere di evoluzione della vita secondo l'induismo. Parliamo di un periodo storico risalente a più di 1 milione di anni fa. In quell'epoca il saggio Bharadvaja studiò i Veda per ben 100 anni, ma rendendosi conto che aveva ancora molto da apprendere, praticò una penitenza per prolungare la vita e da Indra ottenne un prolungamento di 200 anni. Non riuscendo ad acquisirli interamente, Bharadvaja chiese a Indra un ulteriore prolungamento. A questo punto Indra lo mise davanti all'amara realtà dei fatti. In 3 secoli Bharadvaja non aveva appreso che 3 manciate di tutto quell'enorme sapere che costituiscono i Veda. Quindi gli suggerì di fare uno specifico yaga, un sacrificio rituale che gli avrebbe insegnato e mediante il quale avrebbe ottenuto il frutto dello studio vedico pieno e completo. Bharadvaja accetta e desidera che Shakti presieda e benedica il sacrificio. Quindi si recò a Kailasa per avanzare la sua richiesta. Qui attende che Shakti terminasse la sua competizione con Shiva. Dopo 8 giorni Shakti si accorse di lui e gli sorrise, ma immediatamente riprese a danzare. Equivocato quel suo sorriso, Bharadvaja decide di andarsene, però, a causa del freddo patito, fu colto da un ictus e cadde a terra.
Shiva accorse ad assisterlo e lo curò spruzzandogli dell'acqua. Inoltre lo informò che con quel sorriso Shakti aveva benedetto sia lui che il suo proposito. Infine gli promise che entrambi vi avrebbero partecipato. Terminato il sacrificio rituale, Shiva e Shakti furono talmente soddisfatti che conferirono al saggio ulteriori benefici. Shiva lo informò che avrebbe preso forma umana e sarebbe nato nel suo lignaggio per 3 volte. La prima volta da solo, la seconda unitamente a Shakti e la terza solo Shakti. Per comprendere appieno l'importanza e la portata di quest'ultima promessa fatta da Shiva, è essenziale ricomporre il quadro della situazione. Sebbene l'avvento di Satya Sai Baba fosse preannunciato da svariati millenni, nessuno conosceva l'esatta data della sua nascita, nonostante poco prima di restare gravida sua madre ebbe chiari segni. Il bambino Satya Narayana Raju, il terzo di 4 figli, crebbe attirandosi le simpatie di tutti. Era ben voluto anche se girava voce che a volte facesse cose un po' fuori dalla norma. Ma siamo in India, alcune stranezze sono proprio la loro norma. Nessuno in quel villaggio sospettava che quel ragazzino nato il 23 novembre di poco più di una decade fa, proprio lì in quelle contrade, fosse la reincarnazione di un santo. Nessuno, almeno fino a quel 20 ottobre 1940, ricordata in seguito a livello mondiale come la data di dichiarazione di avatarità. Ma da questa dichiarazione si apprende solamente che il ragazzino Satya Sai Baba è la reincarnazione di Sai Baba di Shirdi, un santo nato il 28 settembre 1838 e trapassato il 15 ottobre 1918. Nulla di più. Per capire il collegamento tra queste 2 incarnazioni si dovrà attendere 23 anni. Ovvero sino al 6 luglio 1963. È qui che veniamo informati non solo che ci sarà una terza incarnazione, ma apprendiamo anche quale principio divino si incarna e di conseguenza la loro impressionante portata. È Shiva stesso ad informare Bharadvaja che si incarnerà in forma umana nel suo lignaggio per 3 volte, da solo come Sai Baba di Shirdi, insieme a Shakti come Satya Sai Baba e solo Shakti come Prema Sai, l'avatar di cui prima di oggi nulla si sapeva. Gli 8 giorni di infermità di Swami, l'emiparesi sinistra, rientrano nella promessa fatta a Bharadvaja da Shiva. È la sofferenza che Shakti dovrà espiare per la sua negligenza nei confronti di Bharadvaja. All'ottavo giorno Shiva l'avrebbe curata spruzzandogli dell'acqua, esattamente come curò il saggio nel lontano Treta Yuga a Kailasa. Bhagavan conclude il suo discorso divino con quello che potremmo definire una promessa in piena regola. Lo splendore di questo avatar accrescerà di giorno in giorno. In passato, quando la collina di Govardhana fu sollevata dal ragazzino Krishna, i pastori e le ancelle realizzarono che era il Signore. Ora, non solo la collina di Govardhana sarà sollevata, bensì l'intera catena montuosa. Vedrete. Abbiate pazienza. Abbiate fede. Siamo nel 2023. Baba ci ha lasciato il 24 aprile 2011, 12 anni fa. Da un certo punto di vista può apparire incontestabile che alcune sue promesse e dichiarazioni risultino non adempiute o non più realizzabili. Tuttavia, si dovrebbe porre sotto i riflettori che a questa sintesi, a questa conclusione, si giunge con un ragionamento che verte sulle proprie basi, sulle proprie relative verità, quelle comuni, quelle che qualcosa includono e molto escludono,
soprattutto se è ritenuto non probabile, non possibile o non spiegabile. In altre parole, si tende a giudicare il divino in relazione alle proprie aspettative, a metterlo in discussione con schemi rigidi, ristretti e limitati, quando il divino offre l'opportunità di rivederli, correggerli, ampliarli e superarli. Questa può apparire come retorica, ma non lo è. È un uso appropriato della logica, la quale, come insegnava Socrate nell'antica Grecia, ma anche altri maestri realizzati, serve passo dopo passo ad affinare il ragionamento al fine di trascenderlo. Bhagavan ha fatto precise promesse assicurando che si compiranno in questa sua incarnazione. Le ha tutte accompagnate da precise raccomandazioni. Abbiate pazienza, abbiate fede. Se guardiamo il mondo oggi, può apparire una polveriera, ma è l'effetto e conseguenza di un risveglio generale dell'umanità verso la spiritualità sotto i più disparati frangenti. Il sorgere del sole sta aprendo gli occhi a molte persone. Le sta trasformando. Le sta cambiando. Le sta orientando oltre la mera materialità e il legame dei sensi, della limitata visione delle cose. La persona spirituale non è quella che si dichiara devota di questo o quel guru esterno, bensì di quello interiore. Devota è quella persona che va a cercare i propri tesori interiori, identificandoli prima come comuni a tutti, in seguito come gli unici rispecchiati in tutti. Il lavoro di un vero guru esterno è spingere tutti gli individui verso quello stesso guru interiore. Quindi la missione di Satya Sai Baba non si è arrestata, non si è fermata, sta procedendo come da programma. Per comprendere che la sua missione procede senza alcun intoppo, dobbiamo rigettare non pochi schemi e limitazioni mentali. Il seguente episodio realmente accaduto ci offre preziose riflessioni atte ad intuire come il divino operi. Questo stesso accadimento può essere sfruttato anche per fare un parallelo con il mondo attuale. Per trarne il massimo beneficio si consiglia uno sforzo di immedesimazione, uno sforzo cosciente per calarsi nei vari personaggi in gioco al fine di analizzare cosa passa, cosa si muove dentro noi stessi in quei singoli momenti. Quali sono i punti forti, quali quelli deboli e quali quelli traballanti. Diversamente sarà solamente una delle tante sterili storie da raccontare in giro. Nel 1953 Radhakrishna arrivò all'ashram di Puttaparthi nella speranza di essere guarito da Bhagavan. Quando Baba gli fece visita, lui, dal suo letto, gli confessò che avrebbe preferito morire piuttosto che continuare a soffrire di quei lancinanti dolori causati da ulcere gastriche e altre complicazioni. Baba sorrise, apparentemente non fece nulla. Alcuni giorni dopo, Radhakrishna entrò in coma e un paio di giorni dopo morì. Baba, supplicato dalla moglie e dalla figlia, si recò da loro, guardò quel corpo dichiarato morto e disse: «Non preoccupatevi, tutto andrà bene», e se ne andò. La mattina del terzo giorno il corpo iniziava a emanare un cattivo odore. Alcuni funzionari dell'ashram si rivolsero a Baba per capire se era il caso di cremarlo lì a Puttaparthi o rimandarlo a Kuppam, il luogo di residenza della famiglia. «Vedremo», fu l'enigmatica risposta di Baba. Invece, alle due donne disperate disse: «Non abbiate paura, io sono qui». Promise di rendere loro visita più tardi. Passarono diverse ore e la fede di queste due donne fu messa totalmente a dura prova. Piansero. Piansero molto ed interrottamente.
persero ogni speranza che Baba arrivasse. È molto occupato. Si asciugarono le lacrime e videro Swami lì sulla porta della loro stanza. Era tranquillo e sorridente. Convinte che il loro signore fosse giunto troppo tardi, scoppiarono nuovamente a piangere. Swami le invitò gentilmente a lasciare la stanza. Chiuse la porta e la riaprì pochi minuti dopo. Radhakrishna era seduto sul letto sorridente. «Parla con loro», gli disse Baba. «Erano preoccupate». «Perché erano preoccupate? Io sto bene», rispose Radhakrishna. Bhagavan benedisse la famiglia e se ne andò. Cosa dire di più se non «il divino opera sempre»? In conclusione di questa puntata è d'obbligo ricordare una celebre frase di Sri Satya Sai Baba. È per voi una grande fortuna essere presenti a questa guerra del divino contro il male che intrappola il mondo. Non perdete questa occasione di partecipare al più grande scontro della storia della creazione. Partecipate anche voi come combattenti del divino in difesa dei valori del Dharma, rettitudine, prema, amore, shanti, pace, satya, verità e infine ahimsa, non violenza. Ci fermiamo qui, è stata una puntata un po' più lunga e pregna del solito, credo che l'occasione lo richiedesse. Spero vi abbia fornito utili spunti per rimuovere eventuali dubbi e titubanze e a rimanere sempre più centrati nella vostra ricerca interiore. Vi invito a iscrivervi al canale Telegram Sri Satya Sai Guru, ad intervenire con commenti e suggerimenti su questo podcast. Trovate il link in descrizione e sempre in descrizione vi lascio anche il link al discorso divino oggetto di questa puntata, perché merita veramente di essere letto e riletto con estrema attenzione. Grazie a tutti e alla prossima. Om Sai Ram.